E dunque ragazzi, una volta che arrivate qua dovete scegliere un brawler leggendario. Ma quale tra i leggendari è meglio scegliere prima? Nel video di oggi lo andremo a vedere assieme. Vi ricordo ovviamente di lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale con la campanellina se siete nuovi, mettere il codice Raxor in fondo allo shop per supportarmi. E ora iniziamo. Bene, mi trovo nel mio profilo principale dove ho già tutti i leggendari, che vi ricordo essere 7: Spike, Corvo, Leon, Sandy, Umbra, Meg e Chester. In questo video vi farò una top 7 sia per chi gioca prevalentemente sopravvivenza o duelli e sia per chi gioca prevalentemente le 3v3. Tramite questo schema riuscirete a capire quale scegliere per primo. Ovviamente ragazzi, bisogna sempre considerare anche una cosa, ovvero che ogni tot mesi ci sono dei bilanciamenti con nerf, buff, quindi magari un brawler adesso in meta tra qualche mese non lo sarà più, di conseguenza cambia anche la classifica. Quindi se in futuro dovessero essere cambi drastici sicuramente rifarò questo video. Comunque ad oggi siamo al 23 febbraio 2023. Tra l'altro ringrazio Lorenzo per questo video, che attualmente su Power League è il secondo. È un ottimo player, come vedete ha un sacco di vittorie 3v3, un sacco anche in showdown, 56.000 coppe, fortissimo appunto sul Lega delle Stelle. Quindi tutti i consigli che vi darò in questo video me li ha detti lui, che insomma penso che ne sappia abbastanza. Comunque trovate il suo Instagram giù in descrizione. Quindi partiamo dall'ultimo posto. Se giocate principalmente le 3v3, l'ultima scelta deve essere Chester. In realtà brawler molto interessante all'inizio della season, ma che ha subito diversi nerf e quindi ora tra i leggendari è uno dei peggiori. Se invece giocate prevalentemente la sopravvivenza, all'ultimo posto abbiamo Umbra. Questo brawler ha tanti counter, una vita un po' bassina e insomma in sopravvivenza è un po' così. Comunque andiamo a farci una partita con ogni brawler. Poi vabbè, se dovessi vincere non è rilevante. Io comunque in questo video vi sto facendo una, quindi non è che fa schifo, però tra tutti i leggendari è all'ultimo posto in questo momento. Quindi vediamo un po' se riusciamo a fare grandi cose. Tanto per l'inizio, soprattutto considerando anche la mappa, è meglio prendere i power up senza ombra di dubbio. Qua attenzione che potremmo approfittare sulla Nita, che è boostata come se non ci fosse un domani ragazzi. Qualche dannettino gli abbiamo tirato, ma la vedo alquanto ardua a buttarla giù da solo. Ecco qua c'è un'altra Umbra. Ah, comunque ragazzi, con Umbra è molto importante andare di automira. Poi dipende dai casi, però prevalentemente andate di automira, che è la cosa migliore. Forse il bombardino riusciamo a buttarlo giù, molto bene. L'automira di questo brawler è tanta roba ragazzi, quindi mi raccomando. Poi ovvio dipende sempre dal contesto appunto, perché se il vostro avversario è dietro un eventuale muro, allora lì la questione cambia. Comunque per ora ci stiamo comportando molto bene. Abbiamo anche 5 power up, quindi vediamo se riusciamo a portarcela a casa. Qua c'è lo Stecca, che comunque amico mio, tu cioè sei veramente molto simpatico. Ah, sta timmando con l'altra Umbra. Vabbè, comunque ci va giù lo stesso. Quindi no, Naggia ancora vivo invece. Ragazzi, non mi piace. Ecco, qua c'era l'Edgar, camperà. Madonna, l'ho killato, meno male. Ok, per ora recuperiamo la vita. Oh, attenzione, la Nita di prima. Let's go. No, non hai capito, non hai capito. Impazzito, però ci va giù molto bene. Io devo assolutamente niente, ero in fin di vita. Vabbè, comunque, secondo posto, ottima partita. Ecco, per quel che riguarda le 3v3, stavolta abbiamo Umbra, appunto, al sesto posto. In determinate mappe sicuramente molto forte, ma come vi ho detto anche prima, in sopravvivenza ha molti counter, quindi non è granché. Mentre per la sopravvivenza abbiamo Chester. Hanno fatto letteralmente il cambio tra il sesto e il settimo posto. Il problema di questo brawler nella sopravvivenza è che avendo la ulti casuale, insomma dipende dai contesti, però è un po' così. Se dovesse uscirci invece la ulti dello stun, quella invece è molto forte, ottima per la sopravvivenza. Ma adesso vediamo, dai, cerchiamo di arrivare anche con lui almeno top 3, non sarebbe male. Qua che partenza sbocco ragazzi, cioè può essere mai, sono partito senza manco una cassa. Posso azzardare contro l'O, che ci può stare, perché no? Però lui giustamente riesce a prendere il power up. Io non ho concluso nulla. Almeno un colpettino, amico mio, te lo posso dare? Piccolino. Sei messo un po' maluccio. Se magari riuscissimo a insistere assieme a quello sopra. Però posso dire che la vedo male. Non mi conviene andare sotto. Ok, almeno c'è andato giù. Qua attenzione, c'è un altro fight. Potremmo magari andare ad approfittare di una situazione un po' simpatica. Cosa che comunque non lo so. In realtà qua ci vado molto a rischiare se continuo. Siamo un passettino dalla ulti, per carità. Però non abbiamo power up. No, hai capito. Ok, l'ho un po' distrutto, però abbiamo l'ulti stile Ems, che in realtà non è male. Dai, ma non c'è nessuno dall'altra parte. Ok, molto bene. Vabbè, non posso per ora sparare nessuno, ma almeno l'abbiamo killato. Siamo quinti, almeno top 3 abbiamo detto. Ah, qua ragazzi, aspetta, mi conviene fare di questo. Perfetto, attenzione a quell'altro. Qua riga, purtroppo ci vado giù. Niente, contro Sam da quella distanza non è che potevamo inventarci tanto. Comunque siamo arrivati quarti, molto bene. Un po' sbocco considerando le coppe che ho con questo brawler, ma non è un problema.
tanto non è questo il focus del video. Quinto posto per quel che riguarda le 3v3 abbiamo Sandy, che detta così può sembrare che faccia schifo, ma in realtà è un ottimo brawler. Già qua la questione inizia forse interessante. È un brawler semplice da usare, poi ha questo gadget tranquillanti che è molto utile, soprattutto su una modalità come Foot Brawl, per fare gol appunto più facilmente, avendo stunnato magari eventuali brawler che hai davanti. E anche la sua super è molto forte. Quinto posto anche nella sopravvivenza, più o meno stesso discorso. Sempre questo gadget è molto utile, la ulti è molto forte per non far recuperare vita agli avversari, o comunque per andare a scovare gente camperata nei cespugli. Quindi quinto posto, come detto, può sembrare che faccia schifo, ma in realtà è un quinto posto da comunque un ottimo brawler, ecco, mettiamola così. Comunque qua attenzione, perché volendo possiamo azzardare qualcosa su Fang. Ecco, però se mi continua a prendere, anche no, se prende la ulti ci vado a morire malamente. Qua intanto bello sto power up, prendo molto volentieri. Che vuole quello? Guarda bro, se per assurdo ti avvicini così, in realtà ti butto giù nel chilling. Molto bene. Dai dai, che questa la vinciamo. Qua ovviamente, ecco, infatti ci stava una rosa camperata. Mappa un po' particolare questa comunque. Cerchiamo di usare il gadget al momento giusto. Oddio, c'era un Leon camper... no, una Lola camperata. Mannaggia, vabbè, faccio così, va nel dubbio, non recupera la vita. Potevo evitare tranquillamente, ma alla fine, vabbè. Qua attenzione all'8-bit, vediamo se riusciamo a sfruttare il gadget. M'ha preso, però comunque io riesco a rallentarlo un po'. Certo, mi ha fatto un bel po' di danni, questo va detto. Qua però abbiamo recuperato qualcosa, lui no, e infatti lo vado a killare, dai. Arrivati a questo punto, l'unico problema penso sia la rosa in mezzo. Mi conviene giocare... ok, attenzione. Situazione molto simpatica, perfetto, l'abbiamo killato. Qua faccio di questo, almeno lui non recupera la vita, e intanto lo feriamo anche un pochettino. Perfetto, forse riusciamo a vincere e let's go. E ve l'ho detto ragazzi, Sandy c'è un quinto posto, ma non è che fa schifo, è un ottimo brawler. Quarto posto 3v3 abbiamo lui, il signor Leon. Il suo punto forte ovviamente è la super, il fatto che può diventare invisibile, in particolar modo in modalità come KO e ricercati è veramente tanto forte. Quarto posto sopravvivenza invece abbiamo il corvo. Stesso discorso di Sandy, anche lui in realtà è un ottimo brawler, però non il migliore, per questo è il quarto posto. Vediamo anche qua se riusciamo a fare un bel match. Poi comunque raga, considerate anche che la classifica può essere soggettiva, perché ovviamente c'è anche magari quel brawler con la quale uno si trova meglio rispetto che un altro, e ci sta. Però il senso di questo video è quale andare a sbloccare prima, se voi non siete pratici con nessuno, insomma. Comunque qua intanto sta pam ce l'ha leggermente con me, la pam, perché giustamente si allontana. Però io t'ho preso, molto bene. Qua un altro hit glielo riusciamo a dare, dai. Forse forse riusciamo anche a prendere tra pochissimo la ulti. Lui giustamente usa la sua, però vabbè, io posso pusharti in questo modo, in teoria. No, non l'ho mai preso, ma che dici? Dai dai dai, si può fare, si può fare. Qua bisogna solamente cercare di non farsi distruggere malamente. Qua in realtà dovrei averlo anche... ah, ho vinto. Ah, preferavamo 1v1, manco me ne ero reso conto ragazzi. Molto molto bene riga, anche il corvo è andato. Top 3 per le 3v3 abbiamo Meg al terzo posto. Brawler molto forte su un po' tutte le modalità 3v3, soprattutto come brawler mid, quindi appunto per gestire il centro mappa. E in realtà anche in sopravvivenza si prende un bel terzo posto. Meg è sicuramente un brawler un po' più difficile da usare, eh. Infatti io vi dico la verità, mi sto attirendo molto alla classifica di Lorenzo, ma se fossi un player di Showdown, io Meg l'avrei messa al quinto posto. Avrei dato priorità al Corvo e a Sandy. Però dipende, perché appunto è una classifica che dipende anche da uno quanto è bravo a usare quel determinato brawler. Qua vorrei evitare per ora di usare la ulti, che era sta mossa strana. Qua magari allontaniamoci, purtroppo non sono riuscito a prendere il power up. Però lui adesso si avvicina, no. Io ti uso la ulti. Credo che stia camperando in sti cespugli. Può essere. Ma dove è andato? È scappato il bro. Ah, eccolo qui. Vabbè, in realtà perfetto che ti avvicini in questo modo. Veramente gran bella mossa. Dai amico mio, forza e coraggio, vacci a morire. Vacci a morire, ho detto. Grazie. Qua andiamo di nuovo a usare il nostro mecia. Diamo il colpo di grazia a lui. Molto bene. Lui in realtà lo possiamo pushare tranquillamente. Bella bro. Manca l'ultimo. Io però sono un po' a secco di vita. Non so se vinciamo ragazzi. Per ora il mecia se ne va. Recuperiamo la vita. Lui campera qua in mezzo ragazzi, sicuro. Ok, è una Jackie, ma bro, t'a posto? No, non ci provare. Amo, vinci un po' da bot, non capisco. Ma non può essere che sia bot, siamo a 500 coppe, uso subito la ulti. Ragazzi, non ho capito, però va benissimo così. Molto bene. Secondo posto per i brawler 3v3 va al corvo. Molto utile per le 3v3 questo gadget, tossine debilitanti. E anche il gear mitico è fondamentale, questo tossine letale. Per la sopravvivenza, il secondo posto va al signor Spike. Brawler bello solido,
rendendo versatile su bene o male un po' tutte le mappe. Quindi eccoci qua. L'unica pecca è che è un po' basso con la vita, però una volta che abbiamo già 2-3 power up la vita inizia a farsi interessante. Soprattutto il danno diventa veramente tanto forte, ragazzi, quindi non è assolutamente male. Quindi qua vediamo se riusciamo a fare di questo. Ho usato il gadget, 2 colpi l'ho distrutto. Intanto siamo già quinti. Il centro un po' particolare, mi piacerebbe azzardare, ma vai a capire. Vabbè, partita molto veloce comunque apparentemente. Attenzione alla Nita che sta arrivando. Se si fightassero tra loro sarebbe fantastico. Ok, killato uno. Abbiamo solamente la Nita qua sotto. Purtroppo però mi sa che... no, forse vinco invece. Ragazzi, vabbè, sciolti qua, distrutti. E anche Spike si è rivelato, tanta bella robetta, raga. E quindi primo posto per le 3v3. Abbiamo nuovamente Spike, da usare sempre spine flessibili con questo brawler, in accoppiata anche col gear mitico, spine appiccicose. È tanto tanto forte. E per quel che riguarda la sopravvivenza abbiamo Leon. Nulla da dire, è veramente tanto forte. Il mio brawler preferito in sopravvivenza assolutamente. Quindi qua condivido con la classifica del buon Lorenzo. Calcolate però che in questo caso Leon è quello che ho più alto di coppe. Ce l'ho intorno alle 6.30, 6.40. Quindi il livello dei player è più alto, per cui non è detto che riesco a vincere. Ovviamente qua da usare benissimo la super. Grazie all'invisibilità possiamo fare grandi cose. Attenzione che qua c'è una situazione abbastanza simpatica, ma in realtà non troppo. Raga, al centro purtroppo questa qua è la mappa sbagliata per Leon. Comunque dai, almeno siamo quinti. Quel Buzz ha vinto di sicuro. Però attenzione, dai che c'è il Buzz messo male. Amico mio, t'ho distrutto. Bro, mi servi. Bello, bello. Beh, qua mi è andata bene, ragazzi. Direi che l'abbiamo vinta, ma fortuna incredibile. Vediamo se riusciamo a pushare Energetic in questo modo. Ok, sì, amico mio. Bella, bro. Lui giustamente usa la sua super. Io ti faccio di questo e lo killiamo. Ah, e la mag finale sta qua, che comunque non dovrebbe crearci problemi. Ok, l'abbiamo vinta, anche se eravamo belli alti di coppe. Molto bene. E quindi, raga, che dire? Questa qua era la classifica, la top 7 brawler leggendari, sia per 3v3 che sopravvivenza. Fatemi sapere giù nei commenti se siete d'accordo o se cambiereste qualcosa. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scambanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.